Allora, avevo preparato una cosa che mi sono reso conto che dura veramente tanto. Allora cercherò di stringere, vi declamerò delle poesie, delle filastrocche, insomma, un po' di cosine che sono tratte da due raccolte. La prima è una raccolta di cose brevi brevi dedicate al mondo degli insetti. Gli insetti però quando vengono a contatto con la nostra civiltà e quindi con cose che loro non sono programmati per averci a che fare, oppure semplicemente ci siamo noi e loro sono disturbati. La seconda invece è una raccolta di antifilastrocche che però vi spiegherò dopo. Quindi ora vi parlerò di due falene. Le falene sono quegli insetti che spesso vediamo la notte, oggi no, che si bisticciano contro le luci e poi a volte gli va male, a volte gli va bene. La terza parlerà di una zanzara e la quarta parlerà di una mandria, ve la spiego dopo. Notturno exeunt uno, con esito negativo. Si sente bene? Pezzi di zampe e gambe cadono dal cielo, diesanimi, anime pazze ed incoscienti, anomali signore, padrone, perdono della loro terra. Notturno exeunt due. Queste invece sono le falene a cui va bene. Abbacinati, moderne verità! Tattaratata! Wey! E non ci si brucia mai. Questa è memoria di una zanzara. Io veramente ne ammazzo 10 ogni 10 anni, quindi a volte meritano righe. E si intitola Slam Clap Clap. Eccessiva, eccezionale sazietà. Allentate tattiche e riflessi, rossi fuochi artificiali. Un giorno un amantide ha veramente messo in scacco 10 persone, tra cui c'ero io, che non voleva che noi la disturbassimo e per mezz'ora, ma veramente mezz'ora, ha fatto una scenata che ci siamo dovuti spostare. E lei non era contenta, continuava, si allontanava, ci guardava, ma se ne sono veramente andata. Questo pezzo si intitola You Man Tide, che tide in inglese significa marea, per chi non lo sapesse. Soffierei come un mantice, come Ali ci dice. Regina, ligia alla difesa del territorio in posa astiosa. Che litigiosa lei è quanto osa, tesa, in religiosa attesa del ritiro dell'umana marea. Qui è chiusa la parentesi entomologica e ora andiamo con una raccolta che si intitola Le 15, variazioni intorno a un routino e altro. Le 15 perché è in qualche modo un tributo all'enciclopedia famosa degli anni 70 dedicata ai ragazzi. In tutte le edizioni il primo volume si intitolava Poesie e rime, l'unico che ha mantenuto lo stesso. Variazioni intorno a una routine perché c'è un tema, uno scheletro iniziale che viene poi elaborato e modificato proprio come fanno i musicisti quando hanno un tema e lo condiscono. E altro perché non si parla solo di routine ma anche di altre cose miste. Ed iniziamo infatti dalle cose miste. Un tris che vede in scena un'apostata.
Vede in scena, oh, non me lo ricordo più, dai, vediamo un po'. E fanno sempre loro. Vede in scena una pubblicità Progresso in cui vedremo un uomo che proprio cambierà le sue idee radicalmente, molla i suoi pregiudizi. E la terza invece un tributo ad Alessandro Manzoni, il padre della letteratura italiana. Quindi cominciamo con il pasto della L'apostolo Ostrogoto apostrofò l'oste. Non basta la pasta, ho fame di fama, figa e fumo in fuga da giorni. L'inverno è un inferno. Ora basta, mi fermo all'ostello. La supposta è la prostata. Un randello nel culo fu un gran bel rendezvous. Da quel dì per quel tizio che si tolse l'ostizio, non fu più un gran supplizio concedere armistizio e su per l'orifizio al farmaco far spazio. La somministrazione su per la via rettale della grossa supposta prescritta da quel tale, al posto di pasticche da prendere per bocca, problema più non fu e a fare in culo ci vai tu! Ed ora, quattro all'ultimo. Però vi devo prima edurre su una cosa. Conoscete? Conoscete? Non ci vediamo. Non si No. vede. Vabbè, si vede male. I mezzi a disposizione sono scarsi. Questo qui è un poeta alieno di Actor 2, che nel corso della sua vita è diventato un esperto di birre, il più grande esperto di birre artigianali in Italia. Ok? E si chiama Quasca. Se vi capiterà di fare un corso di degustazione o una gita in Belgio, con lui scoprirete che tra le altre cose ha un leggero difetto di pronuncia della R. Quindi direi che, adesso ve lo dico dopo, possiamo iniziare con questo scheletro che poi verrà variato. L'Otorino Lingotto Troia. L'Arotino di Torino arrotò tutto l'oro di Svizzera, Svezia e Botswana. Porca puttana, quanto era bravo! Ma non si sa far che. Prima variazione, che è la variazione Quasca, che il titolo è volumetrico, d'altronde si parla di alcol. L'Arotino di Torino arrotò tutto l'oro di Svevia, Norvegia, Cambogia e le erre di Oslo, Beva e Ciampogia. Porca prostituta, una certezza, che a bel copa cerveza girerà la cabeza! Variazione Tolkien. Tolkien è quello che sicuramente sapete meglio di me, perché io non ho visto film né letto il libro, colui che ha scritto Il Signore degli Anelli. Il titolo è, stiamo parlando della variazione Tolkien, il titolo è Lights at Last, che quindi la cosa fa presagire il fatto che sia in inglese. I mezzi a disposizione avrebbero potuto lanciare in questo momento dei fogli con la traduzione, ma non li ho fatti. Variazione Tolkien. The Knife Grinder of Turin, ground the gold of Gondor and Lindor. When a lord of Rin, with a knife and a wand, won a knight with a sword, met at night near the fjords. A glittering warrior in full fig, a sparkling king wearing a wig. Oh, fucking bitch, the queens of the kitsch! Variazione Eisenstein con deviazione malthusiana. Avete bisogno di spiegazioni? Eisenstein, il regista più grande del Novecento, cioè lui l'ha iniziato nel Novecento e poi in realtà c'è stato anche di meglio. L'uomo che ha inventato la teoria del montaggio che cercherò di imitare alla bella meglio, l'uomo che ha diretto la corazzata Potemkin, che questa la conoscete tutti, ok? La carrozzina che scende nelle scale, l'esercito, tra 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 tra. Quindi variazione Eisenstein con deviazione malthusiana, che non ve lo spiego perché è troppo complicato, però se volete ve lo spiego. I versi malthusiani erano un avvezzo, una moda dei futuristi e amici loro che avevano la caratteristica di essere innanzitutto dei brevi componimenti, più o meno come quelli che avete sentito prima, con l'ultima parola dell'ultimo verso troncata. Ok? Proprio si bloccavano così. Il titolo è Folgore. Però vi chiedo una cosa, di contribuire. Volete contribuire? A un certo punto fare un cenno. E voi dovete dire questa cosa. Folgore.
ad alta voce. Ina gatta da vida! Ok? Ina gatta da vida! Va bene? Dai, lo farò anche io assieme a voi. Marottino, i paesi, poca puttana, eccetera, eccetera. Lo schema è sempre quello. L'Arotino di Torino ha tutto l'oro di Zara, Roma, Novi e Grado. E con Lenin Odessa rotolò per la scala, teatro di guerra, corazzata di carrozzine, chiaroni di corazzini, corazziere azeri, bombardieri avieri, inespugnabili fortini, inferno di manganelli, barricate, palizzate, campana rintronante, ardenti soffici lame mirini. Ora potete pensare a una persona che corre per il prato cercando di catturare le farfalle, ok? Nel frattempo, nel parterre di Petrolini, appresso a un peto di Trilussa, lo zar di Russia urlava: Inagata la vita! Porca zoppo, è pazzesco! Palazzeschi si rivolta, la pellicola si avvolga presto! E poi! E poi! E poi nulla! Stiamo per finire di mollo con due pezzi. Il primo è una tragedia. Vedete, coturni, i mezzi non c'è da noi, messi a disposizione. Una tragedia classica. E come tutte le tragedie, ha dei personaggi. I personaggi sono un topo, un uomo che abita nella casa in cui il topo ovviamente ha trovato dimora. Questo uomo è psicologicamente e drammaturgicamente talmente inconsistente che il regista, che poi sarei io, ha deciso di farne tre attori diversi che fanno tre cose diverse. Ok, poi c'è un gatto, un cane, tutti di questo uomo, e la moglie di questo uomo, che in questo caso non il regista ma il drammaturgo, ha deciso che deve rappresentare la consuetudine, proprio il luogo comune. E siccome una tragedia c'è il coro e voi siete chiamati a contribuire a questo coro, volete? Se volete, va bene, grazie. Allora, a un certo punto dirò una frase, la dirò per tre volte e poi ci ribatterò con un testo. La quarta volta la dite voi, magari la diciamo tutti insieme, urlata. La frase è questa: a morte il mus, ok? Il mus è il genere a cui appartiene il topo. Bene, quindi è un crescendo, io dico a morte il mus, a crescere, e poi la quarta volta, a morte il mus! Proprio c'è la foca, che non vuole inseguire, cominciarlo, va bene? Ok, perfetto, questo pezzo si intitola, attenzione perché da qui c'è veramente tutto molto difficile, Tore, il molosso di Rodi. Sottotitolo Meow House. Sottotitolo Dog is God. O se preferite, Dio cane. Che però non è una bestemmia, cioè se voi seguite bene vi renderete conto che fa parte della storia. Ok, allora possiamo incominciare. Siete pronti? Io no. Il roditore intenditore tenta da dentarle mentale, mentre un tale tenta di intrappolare il suddetto ratto, il quale lesto manifesta intenzione d'andare a tensore e attende in posizione sul televisore per meglio attirare l'attenzione della Dramatis Persona 1. Questo è proprio classico. Abbiamo la maschera, abbiamo il latinorum. Memento mordi! Risponde il tale alla sfida del lurido muride con chiavi di casa. Mor sua, vita mia! Mor sua, renditi via! Dramatis Persona 2. Questo è proprio
elisabettiano, lo Shakespeare. Pomposo. You won't eat my fromage. House mouse or black rats are engaged in the battle and encage the pest with the help of the cat. Dramatis persona 3. Questa è proprio invece commedia italiana, proprio popolare, becera. Che tu sia rato topo, un morso e sei morto! Duri il muro, il muratore, di soppiatto serri il ratto! Mi dia retta, chiamo il gatto! Entra il coro. Quatto, quatto, mussi, 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 a morte il mus, dalla fogna alla gogna, a morte il mus, sorcio la forca, a morte il mus, ce lo chiede l'Europa, a morte il mus! Mario l'infectus! E convinto un topo, al pensiero della parola che viene dopo, e con coraggio l'arrembaggio tenta l'assaggio del formaggio! Deus ex machina. Ovviamente, no? To, il finotore morde il felide e il grigio roditore trova rifugio tra i drappeggi della donna del tale, poi dalla satana salta dietro la carta da parati attaccata alla parete, agognata sua tana. Il coro porta via tutti, ultima in scena la moglie. Mos mulieris. Screaming wife! Buio, sipario che ancora non c'era, resta al coro a dirci la morale. Non dire quatto, gatto o ratto se non ce l'hai nel sacco. Direi di concludere con una tragedia moderna. Magari, se volete, scendo giù e facciamo questo rituale tutti assieme, quindi. Oh, non so se ci vedete bene lì alla porta. Decidete voi, va bene? Sì, dai, ok. Andiamo su. Qui c'è sempre la religione in mezzo, quindi facciamo un ecce homo. Questo pezzo si intitola Ostia. La parola si fa carne e sacrificio. Ed è un chiasmo in quattro chiasmi. All'osteria, in breve, se magna, c'è se lagna e se beve. Pasolini, non evita i cazzi dei ragazzi di vita. Pelosi, percuote! Furia! Giulia! Ruote! A Ostia, l'amore lieve. Lì vive e lì muore. Abbiamo finito pesantemente, se volete un breve chill out di un minutino, se no vi conducono all'altra postazione. Andate. No, no, va bene.